Signore e signori, al Dieghito Time questa mattina insieme all'unica, inconfondibile Laura Bono. Ciao Laura, benvenuta, buongiorno. Buongiorno Dieghito. Ciao, com'è questa giornata? Ti sei svegliata molto bene, eh? Stamattina mi sono svegliata anche molto presto, quindi non è da me, però... Capita. Fuori, camminare al gelo. Beh, ogni tanto ci vuole però, eh? Sì, ci mantiene giovani, dai Dieghito. Senti, allora, perché sei finita negli anni 60? In particolare poi entreremo, insomma, nei dettagli della canzone di Rita Pavone, che è fortissima proprio come la canzone. Perché gli anni 60 hai scelto questa speciale decade? Guarda, io non ho scelto gli anni 60, dopo ho scelto la canzone, nel senso poteva essere stata scritta anche negli anni 30, andava bene uguale. Se hai notato, tra l'altro, io reputo che veramente la musica è immortale, perché è una canzone degli anni 60 che quindi ha quasi 50 anni, rivisitata magari con un nuovo vestito, sembra una canzone scritta ieri praticamente. E questa è la potenza delle canzoni belle, quelle che funzionano sempre, che sono sempre attuali. Allora dai, visto che non sei andata a pensare agli anni 60, tu hai pensato alla canzone che è una dei momenti più belli, insomma, della nostra musica italiana, e quindi tanto del successo di questa canzone va a chi l'ha interpretata e portata a successo, vale a dire Rita Pavone. Ma guarda, ci sono diversi motivi. Allora, quello principale è che è la canzone, lo dico sempre, la canzone della mia infanzia, perché è la canzone preferita dei miei genitori, no? Ma la cantava sempre mentre si muoveva per casa, insomma, quindi ce l'ho nel cuore, l'avevo scritta nel DNA questa canzone. La Pavone, sono legata alla Pavone perché andavo al festival di Ariccia quando ero una sbarbatellina e un po' mi sento anche una piccola giamburraschina io, dai, un pochino, no? È vero, adesso che ci fai pensare, è vero, ci sono molte cose in comune, a cominciare proprio da questa energia. Ho in canna un sacco di colpi da sparare. Ecco, che cos'hai in canna oppure nella cavessa? Ecco, nella cavessa... Che cos'hai? Ho tante idee, nel senso ho un album veramente molto ricco di canzoni che spazzano veramente ogni tipo di canzone, ogni tematica, e beh, l'amore la fa sempre la padrona. E niente, la produzione di Davide Tagliapietra, che quindi seguirà un po' il filone di Fortissimo, chiaramente con pezzi più o meno ritmati, forti. Ok, no? Fin qui voglio dire la versione tua diplomatica, ti sei tenuta generica, insomma, hai fatto tutto per Benino, hai fatto il compitino per Benino, ma noi qui a Dieghito Time vogliamo solo e solo la verità. Quante canzoni hai già inciso? Ti posso dire minimo 10, ma ne abbiamo una quantità industriale, perché... veramente dobbiamo decidere cosa levare, e probabilmente ci sarà, anzi no, probabilmente ci sarà anche un pezzo che ho scritto insieme a una grandissima artista di cui non posso fare il nome, quindi queste certezze non te le posso dare, Dieghito. Però me le stai dando, piano piano ci arriviamo. Che per la fine della chiacchierata mi dirai anche nome e cognome di questa super artista. No. Tra pochissimo per lo speciale backstage in cui ci rivelerai altri dettagli del tuo nuovo album. Grazie, in bocca al lupo per tutto, e anche, insomma, con qualche giorno d'anticipo, anche auguri di buone feste, ok? Grazie anche a voi, anche a te, Dieghito. Un bacio. Dieghitissimo! Un abbraccio, un bacione!